Ciao a tutti, io sono Ilenia, bentornati in questo nuovissimo video. Halloween si sta avvicinando e finalmente posso parlarvi di questa festa, come è nata e come viene festeggiata nel mondo. Poi vi darò anche qualche consiglio su quali film e serie TV guardare e su quali libri leggere. Allora, partiamo subito da spiegare cos'è Halloween e come viene festeggiato. Halloween deriva da All Hallows Eve, che significa Vigilia di ogni santi, è una tipica festività anglosassone che ha origini celtiche, che si celebra ogni anno nella notte del 31 ottobre. È principalmente diffusa negli Stati Uniti, Canada, Australia e Gran Bretagna, ma viene festeggiata anche in moltissimi altri paesi del mondo. Più che altro per un lato commerciale, più che storico. E le origini di Halloween appunto hanno le radici nella cultura celtica. Infatti i Celti celebravano la fine dell'anno e il primo ottobre il Capodanno, appunto. E essendo un popolo di contadini, la fine del mese di ottobre equivaleva alla fine dell'estate e quindi anche la fine dei raccolti. Era un momento per chiudere il bestiame, lasciarli andare a riposo e per i festeggiamenti, appunto, per la fine dei raccolti. E durante l'ultimo dell'anno tutti avevano il diritto di festeggiare, anche gli spiriti. E per questo si dice che la notte dei festeggiamenti di Halloween, appunto il 31 ottobre, gli spiriti possono ancora vagare sulla terra e si potevano ancora divertire mischiandosi tra i viventi. Quindi la festa di Halloween porta con sé una simbologia della morte, legata alla morte, agli spiriti, così come all'occulto, ai mostri. Tipico simbolo di Halloween è la zucca intagliata, ma questa è una tradizione ben diversa. Infatti deriva dalla storia di Jack O'Lantern, dalla sua leggenda, e la storia racconta che Jack era un vecchio fabbro irlandese, era un ubriacone e molto avaro, che proprio la sera di Halloween incontra il diavolo in una birreria che pretende appunto l'anima di Jack, e quest'ultimo, che fingendosi arreso al suo volere, riesce a chiudere il diavolo in un boccale di birra come ultimo desiderio, e il diavolo, che non aveva soldi, si trasforma quindi in una moneta per pagare appunto la consumazione di Jack in questo bar, in questo pub, in dove era. Però Jack lo mette in una tasca, questa moneta, accanto a una croce d'argento, da impedire così al diavolo di tornare nelle sue sembianze malefiche e quindi per stipulare un nuovo patto. Infatti Jack avrebbe lasciato il diavolo solo se lui per 10 anni non fosse tornato per reclamare la sua anima, e così il diavolo accetta. Dopo 10 anni il diavolo ovviamente si ripresenta, sempre però con uno stratagemma. Jack riesce di nuovo a sottrarsi alla morte e al diavolo. Infatti chiederà poi al diavolo di non cercarlo più. E così, dopo una vita piena di peccati e piena di eccessi, Jack muore, però non viene accettato al paradiso. E quindi Jack arriva all'inferno, ma nemmeno il diavolo lo vuole, perché è stato offeso dalla furbizia di Jack, e quindi lo caccia via con un tizzone infernale ardente e glielo tira addosso. Quindi Jack ancora una volta riesce a cavarsela, perché usa il tizzone per ritrovare la strada della salvezza, e affinché non si spegnesse lo mette nella rapa che stava mangiando, insomma. E quindi si dice che da quel momento l'anima di Jack vaghi senza pace con la lanterna, quindi ecco perché si chiama poi Jack O'Lantern, in attesa del suo giudizio. E da questa leggenda quindi nasce l'usanza di intagliare le zucche con dei volti mostruosi e metterci dentro una candela luminosa per scacciare gli spiriti. Quindi queste leggende di Halloween si sono mantenute nella loro interezza in tanti paesi: Australia, Canada, Stati Uniti, Regno Unito. Però l'usanza più commerciale viene divulgata in paesi come
l'Italia o la Germania come festa emulativa in realtà. Per i bambini quindi è diventata in realtà una festività di aggregazione, di divertimento, basta pensare appunto a Dolcetto Scherzetto per esempio. Bene, questa è la storia in generale su Halloween, quindi posso sconsigliarvi dei film e delle serie TV e poi anche dei libri da leggere o da vedere ad Halloween, comunque la settimana di Halloween, insomma. Quanto riguarda i film, non posso non citare Nightmare Before Christmas, perché è il patrono di Halloween, così come lo è di Natale. Io di solito lo vedo ad Halloween e lo adoro, cioè Nightmare Before Christmas. Simile La Sposa Cadavere. Posso farmi mancare La Sposa Cadavere ad Halloween? No, assolutamente no. Così come non posso farmi mancare neanche Shining, credo. Poi per quanto riguarda le serie TV invece, vi consiglio Dead Set, Sleepy Hollow e Penny Dreadful, in particolar modo quest'ultima che ho visto di recente e sono ben valide tutte e tre sicuramente. E io le ho viste e le ho amate profondamente, in particolar modo Penny Dreadful. Essendo tre stagioni, insomma è anche più breve da vedere. Però anche le prime due, insomma, si vedono molto facilmente e sono adattissime per Halloween. Per quanto riguarda i libri, ne consiglio tre. Oro e la strage degli innocenti. Mentre gli altri due ce l'ho e si tratta di Dracula, di Bram Stoker, che io non credevo mi potesse piacere, invece l'ho amato profondamente. E poi abbiamo anche Frankenstein di Mary Shelley, questa è la mia versione italiana. E qui invece la mia versione inglese, quindi ho letto sia in italiano sia in inglese, sono patita di Frankenstein. L'ho amato anche in Penny Dreadful, per chi l'ha vista ovviamente sa cosa mi riferisco, a chi mi riferisco, adoro. Bene, questo è tutto, questo è il primo video dedicato ad Halloween, ne farò uno settimana prossima anche, però non vi spoilerò nulla. E intanto vi lascio a questi consigli e questa storia un po' su Halloween. Spero che il video vi sia piaciuto, in tal caso lasciate un like e fatemi sapere nei commenti altri suggerimenti, perché di serie TV, di film e anche di libri non ce n'è mai abbastanza. E fatemi sapere se avete qualche altra curiosità da raccontarmi e da raccontarci più che altro su Halloween. Niente, se non ancora lo avete fatto, iscriviti al canale attivando la campanellina per non perdere nessun altro video. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao!